The summer in the ciao. Ciao. Buonasera. Ma anzi, vediamo, buongiorno. Un microscopio. Aspetta che zoom. No, ma guarda che si vede, dai. Aspetta. Non si vede niente. Vedo un occidente di più. No, tu... Eccomici. Ciao. Parla. Lo sai, quale sei? No, io faccio i gesti con le mani. Io sono voi. Sì, perché dovete sapere che siamo andati al locale dove canta il fidanzato di questa qua. E stavo vicino alle casse e quest'altra non c'ha più. Io stavo vicino alla cassa. Oltre sorda ce ne sono pure muta, quindi sordo muta sto a posto. Infatti. Non so loro. Infatti. Intanto io sono fermata pure sulla Togliatti. Brava. La mia voce da trans di tutto. Quindi vi diamo la buonanotte. Sì, sono e pure domani due. Chi si è accettato su me cellula. Si è accettato su me su chi farà prima il tutorial sul io. No, ma non la conoscete, ma chi è? Chi oh, è? Oh. Mi sembra un video normale a voi. Ma perché non ho fatto mai video normali? Non abbiamo detto anche una mia re, ho detto le due, non sono le due. Sono minchia, sono le due, ho detto. Sono le due e un quarto. È un quarto. Esatto. Ah no, però vi vogliamo rendere partecipi di una cosa che non abbiamo bevuto. No. Partirei un bicchiere di cotto d'uovo. È questa la cosa. Sono squiglio, quello non mi pregherebbe neanche un nipote. È questa la cosa grave che non abbiamo bevuto. Ma è bello che sto guardando nulla. E dicono niente, non abbiamo bevuto, questa è la nostra normalità. Quindi purtroppo. Pensate un po' come sta. Ecco. Ciao Yugi, un bacione, ciao ciao. Questo è lo faccio domani. No, io faccio il tutorial nel cielo. Io e adesso sono una stupida copia. Quindi no, adesso vado a casa a fare il tutorial. Oppure domani entriamo, ha fatto Yugi. Comunque no, ma se vuoi dire il nome del locale dove sono stati? Pappa e Ciccia. Prima lo chiedo su. No, comunque andate da Pappa e Ciccia. Sì, è bellissimo, soprattutto perché le portano subito le cose. Oltre a rendervi... La pizza ti fa mezzanotte in quarto. Dai, il ragazzo dei risotti. Oltre a rendervi... Ah, no, e per il poi del canale del ragazzo tuo? Eh? È vero, ma cos'è? Il nome del locale del ragazzo tuo. È un locale. Il canale. Ma comunque dovete sapere che si balla, si canta a Pappa e Ciccia, su Piappia. Sì. E... Poi ci stanno certi spasimanti, dai, perché hanno due figoni, quest'altra, non sai, eccola. Sì. Uno meglio dell'altro, poi vedendo certe cose. Sì, dai, Simone sì, era molto bello, deve essere molto geloso, alto, magro, fisicatissimo. Faceva il carabiniere. Ecco, il che è tutto dire, Simone, stai attento. Però non assomigliava proprio per niente al marito di mamma, no? Cadizzo. Ah, mi sono tenuto che non ho fatto niente a nessuno. No. Manganello. Ah, usa... No, ma che se. Dicevo quello di carne. Ma lo sa, magari avrebbe voluto usare con te. Senti, dico, ecco a te i capelli, vedete, non frega niente a nessuno. Sembra più piccola. Sì, sì, guarda che cuba, lo sta, guarda che cuba. Niente, vabbè, questo video era per scancularmi. E. Sì, no, ma se ne manna. Facciamo bene, dai. Ora ma io questo mando tutto, questo, No, tutto, no. Ma certo. Ho detto cazzo. E beh, perché ho detto minchia. Si vede cazzo con il culare. Capiti, non penso più Yugi. Vedete la musica di sottofondo. E... No, se già no, vado mandato tuo. No, no. Come già tu mandato? Già mandato YouTube, ma ha mandato due volte la cosa che posso mettere la musica. Ma se sì, devi prendere la loro. Non ho capito perché. Sì, tutti pubblicano pipipi per te, la faccio una volta subito. A me Facebook mi ha fatto pubblicare. Pure? Sì, perché c'era una canzone da Rossano Mazzotti che avevo fatto un video dedicato a mia nipote. C'era una canzone... Sì, scusa. Terrificante. Questa cosa mi giuro che... No, questa è una rubrica, quella sua dei grezze. Sì, ecco, più grezze di queste di stasera. Questo si chiamerà... La serata tra amiche, ma cosa ci passa per la testa oggi? Nessuno lo sa. Bravo. Fame, sonno e debolezza. Non riusciamo a cassare le scale. Vabbè. E niente, possiamo raccontare un sacco di cose, un sacco di vicende, e le nostre mega figure di merda. Ecco. Valentina ha mangiato la torta alla mimosa. Pure io. Non è vero perché io sto a dieta. Ah, è vero, ha mangiato la torta alla mimosa. Sì, vabbè, sempre se un porcinellato dicono. Si è mangiato tutti i fritti. Sì, sì, figurati. Io. Ma anche mi piacciono. Voglio dire, dai. Solo il supplì ha lasciato per il piatto. Non sono mangiato io. Perché mi stava guardando la spalla? Non ho fatto così come per dire. Non sapevo il nome che
e il Pejani Nei. Queste sono false. Beh, no, e spero che Elisabetta alias Daphne che non mandi tutto il video, se no domani la denuncio. Integrale, perché due denunci. Ma che denuncia? Certo. De che? La denuncia. La denuncia contro una. Da me io pubblico tu stai, no, adesso. Guarda quanto Elisabetta dietro, si vede pure. Hai visto? Guarda, qui lei ci credeva. Lì quello era l'anno dopo quello che ti ho detto. Da 25 che te lo dica presto a Tropea. Ecco, ah, ecco. Ma questo qui a fianco è un ballerino della Rai. Ha tagliato un ballerino della Rai. Buono. E perché ha tagliato? Proprio perché. Ma come basta registrare? No? Tanto taglia, non Elisabetta. È gira, ma che ne so. Elisabetta taglierà. No, altrimenti non domani io e la qui presenta Alessia Lux. La denunzieremo. Io non taglio niente, sta buona. I tagli tu non sono capace. Ma come hai detto che mi. Ma si dai io continuazione di video. Senti, no, veramente scatta la denuncia. No, no, ma dai adesso mo, quando andate via. Subito lo pubblico. Ah, ma noi ci abbiamo qualcosa per ricattarla, oh. Che? Tu c'hai il video quello mentre ballava. Ah, ecco! Sì, Alessia, sì, Daphne che pubblica questo video, io sono molto contenta. Dopodiché sul mio canale apparirà il video in cui lo smarrimento di Daphne che mi titolerà. Perché dovete sapere che lo sapete che inizierò a ballare salsa con la qui presente, lei no, perché abita in Francia e abita in Francia, infatti stasera parte col jet privato. Magari e abita lontano, mica può venire con noi a ballare salsa da... Ah beh, è vero, alla prima valle. Puoi venire, ti sto fare una proposta davanti a me. Io già ho ballato pure la baciata. Mamma mia, la parola grossa. Mamma mia, come usano le parole dentro. Ma io, io perché c'avevo i tacchi, ecco perché stavo un po' così. Ecco, dovete guardare, cioè, dovete vedere casomai. E tanto sono sempre dietro a lei, come si vede. No, 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 ci stanno certi pezzi incredibili dove è proprio lo smarrimento totale di una persona. Avete presente quelle affette dal morbo di Parkinson? Sì, pure le caccia a tutto, si ricordano tutto. Non è Parkinson, Alzheimer. È vero, io mi ricordo. Parkinson, no, lei tremolava pure, perciò. Sì, con i tacchetti. Quello che ha scritto il nome sul biglietto. Sì, l'orchestra. Vabbè, mi sto vergognando. Niente, vabbè, sono le due, me ne vogliono a casa, sono sparita. Ci siamo di pomeriggio. Sì, non strillate, vieni qua. Ah, scusa, c'è una vicina. Avvicinati. Ciao. Ciao ragazzi, buon vi prego, non ridete troppo. Ciao. La parrucca. E io farò il tutorial del cervo, ricordate, però, no, ragazzi. No, faccio io, già ho fatto, ma cura da tutto. Ah, sì, fallo, Alessia, non ti preoccupa. Segnaliamola tutte sul suo. Segnalate il suo video, che così YouTube la fa. Segnalatele tutte, mi raccomando, ok ragazzi? Ciao. Vi regalo una fascia di svitton a testa per iote. Se lo fate, grazie. Ciao, mamma mia. Ciao, mamma mia. Ciao a tutte. Non tutte, insomma, che non mi figli. Ricordo. Vabbè. Sto bicciando. Oddio, ma mi sa... Ah.